Finalmente un allenatore che fa il suo lavoro dal punto di vista delle scelte, almeno questo non è in balia delle, tra virgolette, prime donne viziate della panchina. Non dico che siano in tanti, ma c'è comunque un certo numero, un 20%, 25% di milanesi. Direttore, scusi, io non sono intervenuto, però mi sembra tutto esagerato. Cioè siamo alla seconda di campionato, terza, e siamo già... Cioè, questa è la terza... Sì. E mi sembra di vivere come se fossimo a marzo. Ma presente? Se perde Milan oggi il campionato è finito, vai a meno 8 dalla prima. Vi segnalo che Vito Elia mi ha appena scritto: tutti contro il Milan, vergogna. Certo, ma ha ragione. Stasera si vince 3-1 la previsione di Vito Elia. Allora avete perso stasera, dai, c'era una sbirata. Ma scusate, al di là di tutto. Ridono. No, datemi la formazione del Milan. Perché lui ha detto, è sicuro che perde. Sicuro che perda. Ma questa è una cattiveria in confronto del povero Vito. Che... Però, insomma, questa è una squadra che ha il portiere nazionale francese. Insomma, i terzini. Però mancano i terzini. Mi fa tema. Ma parliamo dei terzini del Milan. Magari dai. Questo Emerson è bravo. Non ha fatto bene la prima, non magari farà meglio la seconda. Fofana nazionale francese. Non è una squadra. Ma io sto convinto. Voglio vedere alla fine della partita tutti e 4-5. Chiedere scusa. Lei lo sa che c'era un coro dei tifosi del Tottenham dedicato a Emerson Royal? No, era un di incitamento? Sì, che diceva, questo non sa difendere, non sa attaccare, non sa difendere, non sa attaccare. Conte l'aveva bocciato praticamente due partite. Conte, parola di, sentito da Rossi. Però nel nostro campionato può fare la differenza. Conte, dai. In un'intervista ha detto che tutto il tempo che ha sprecato per Royal non l'ha sprecato per tutto il resto della squadra. A un certo punto ha detto: ti metto in bassa, non ti voglio più sentire e poi perché non faceva niente di quello che gli diceva, non ce la faceva e poi è andato dal medico e poi c'è il commento il giudizio dello psicologo. È vero, un milione che Conte è dato lo psicologo per un milione di psicologo di come si chiama di, per l'automotivazione No, è vero, ma un milione di psicologo, Leo. Un milione. C'è adesso il minuto di raccoglimento ovunque, anche ovviamente particolarmente sentito allo Stadio Olimpico di Roma per Sven Goran Eriksson, che è stato allenatore di una Lazio fantastica e che ovviamente riceve il giusto tributo come allenatore, ma direi prima ancora come uomo che come allenatore. Era proprio un altro livello di genialità. Sì. No, mi ricordo, mentre andavo ancora in partita, un aneddoto che mi raccontavano dei colleghi di tanti anni fa, quando Eriksson allenava la Sampdoria, no? E mi dicevano questi colleghi liguri che seguivano quindi ovunque, che Eriksson per prima cosa faceva sempre i complimenti alla squadra avversaria, no? Allora va a giocare una partita contro il Cairo Montenotte, squadra di promozione, quelle estive, no? Allora finisce la partita, dice le sue considerazioni ai colleghi, sta parlando, aspettate un attimo, tornate qui. Cairo Montenotte, grande squadra, molto bravi. E questo non va il diavolo. Però per dire la cultura, no? Li ha richiamati, però voglio dire che sono molto, molto bravi. Va bene. Quindi Sven Goran Eriksson era anche e soprattutto, diciamo, un uomo straordinario, oltre che un grande tecnico. Capo, l'ultimo uomo è Romagnoli, che larga sulla sinistra. Primo pallone toccato da Tavares, prova a dargli fastidio Ciucquezzi. In avanti, sulla linea di metà campo, riceve palla Zaccani, si gira molto bene, prova a saltare Emerson Royal e poi il filtrante a cercare di trovare ancora Tavares. Palla in avanti. Diala mette giù, scambia con Castellano su 1-2, occhio, esce Mediano, riuscito a spogliare Pavlovic sulla linea, salva, ma che rischio, ma subito brutto rischio per il Milan, anche se c'è, e allora Mignano Stella che si è fatto male, forse c'era un fuorigioco, vediamo un po'. No, sbagliata di Tomori e c'è poi un salvataggio sulla linea di Pavlovic, vediamo se non c'è rigore di Maignan, che esce un po' a vuoto, arriva qui, esce Maignan, devia il pallone con la punta del piede l'attaccante della Lazio, Maignan non riesce a prenderlo, cosa sta facendo? Mi sta spostando la pallone, attento, mentre il pallone sta per andare in gol, arriva Pavlovic in spaccata e lo toglie dalla linea, è proprio finita lì sotto. Cosa l'ho trovato, direttore, l'ho trovato. L'ha trovato, ma dov'è? Aspetta. È un dramma, non si può inquadrare Mimmo Pesce che è inginocchiato, ecco, lo vede, sta cercando disperatamente il pallone. Comunque uscita sbagliata, 2 minuti, lei è stato fantastico. Uscita sbagliata di Tomori lì, se ne va, cosa fa? Striscia, se ne vada, si alzi, non strisci, non è il caso delle strisci. Direttore, bisogna anche considerare una cosa, è vero che noi parliamo di schemi, noi parliamo di attitudine, di impegno, eccetera, però anche gli interpreti della difesa del Milan sono
lasciano molto a desiderare. Tomori è due anni che non ne fa una giusta. Grazie per il sostegno. Che sia sostegno però tutta la partita, mi raccomando. L'arbitro intanto dice qualcosa, Pulisic sul pallone, vediamo di provare a segnare su calcio d'angolo, caro Mimmo. Parte Capitan America, dentro, sul secondo palo di testa. Questa è una mezza sensazione. Allora London Mondoplex, via, molto bene, 7 minuti devastanti, ha salvato un gol e ne ha fatto uno. Ritirate tutto quello che avete detto, assolutamente ma non se ne parla neanche contro l'allenatore. Vergogna di una grande Paolo, mezzo a 4 più il portiere, è stato bravo, ha letto bene sulla riga di porta, è uscito, bravo è andato a colpire. Allora ve lo faccio vedere, sperando che non mi cada la pallina. Allora, bello. Il calcio d'angolo è qui. È vero quello che diceva Martinelli, cioè la situazione praticamente nell'area piccola è questa, cioè Pavlovic è qui, poi ci sono altri che non sono protagonisti dell'azione, ci sono tre giocatori intorno a Pavlovic e il portiere sbaglia, dobbiamo dire la verità, ecco, c'è un errore, il portiere difesa, meglio per noi, meglio Pavlovic per noi. Quasi da fermo, però con la sua fisicità comprovedere che rimane fuori, occhio di testa, l'intervento di Dia, palla lunga, uscito di testa, rimessa laterale per la Lazio. Ah, è uscito all'area di rigore, sì. Maignan di testa, va bene, insomma, dai, allora si gira e torna indietro ancora da Maignan. 3 minuti alla fine di questo primo tempo, più recupero, c'è stato anche cooling break, ancora Maignan che larga sulla destra per Emer, per Tomori, porta palla l'inglese capitano, e poi Emerson Royal pressato in orizzontale, palla pericolosa, no grazie. Non bevo mai durante le cronache. Poi c'è, lasci stare, non dia fastidio ai suoi colleghi. Si concentri su Napoli. Poi mi date anche gentilmente lo scout del Napoli, lo dico per la redazione. Vediamo lo scout del Milan, ma anche lo scout del Napoli. Basta solo lo scout del Napoli. Riparte il Milan, via. Pulisic, Okafor, vai, Okafor. No! Vengo a giocarlo bene per Pulisic dentro e l'area. Non ci arriva Loftus davanti al portiere, la recupera poi dall'altra parte Mersoriale vicino alla bandierina, scarica indietro, rimessa laterale, ha sbagliato Okafor che aveva un'autostrada davanti, non c'era nessuno. Allora, appoggiare. Giusto. La palla per Pulisic che arriva in ritardo, Loftus-Cheek, sembrava un gol fatto. Era giusta l'azione. Ve lo faccio vedere alla lavagna, Okafor vince un contrasto, bravo. Dai, Fofana, in aria, Fofana, prova a saltare. Viene poi murato. Quindi andare subito, supera un avversario qui Okafor, potrebbe andare avanti da solo, ma in qualche modo fa un passaggio che sembra corto per Pulisic. Invece Pulisic arriva per tempo, mette un pallone qui a tagliare l'area di rigore e arriva con un attimo di ritardo Loftus-Cheek per la deviazione vincente. Peccato perché la più bella occasione comunque due volte ha sbandato la difesa della Lazio. Dovevamo punirli. Comunque adesso, con tutte queste palle che diamo in area, se avessimo un numero 9 vero, qualche gol ma ne abbiamo 4. Allora glielo spiego perché forse saresti distratto, uno infortunato, l'altro infortunato e uno è arrivato soltanto ieri. Non è che ne avete 4, non li mettete, due mancano per infortunio. E poi un altro giovane che è dentro che non. Camarda. Non mi guardi così, no, Martinelli. Scusi, scusi, c'è un altro. Ne abbiamo 4, se due sono infortunati. Così, no, perché l'infortunio di Jovic è un infortunio con tutti i crismi. Pensa che sia politico? Hanno detto al procuratore vai in giro e vendimelo tutti i costi. Guarda che caso, ha fatto questo qua? Benazzer, che cosa ha fatto questo qua? Con Di al limite sulla sinistra per Tavares, con il secondo palo, gol di Castellanos. Oh, che bello! Ancora il solito gol. Ancora il solito destra. Ma per forza, quello lì non è un difensore! Sempre il solito gol. Palla da sinistra sul secondo palo. Sempre la stessa cosa. Sono anni che prendiamo. Meno male che le fasce erano presidiate bene, ma allora attenzione, fatemi capire perché io ero alla lavagna. C'è un lancio di chi? Azione sulla sinistra, cross. Quindi con nel settore di Emerson Royal? Sì, Royal, i centrali e Terracciano che non va a fare la diagonale. Allora, quindi nel adesso ve lo facciamo vedere bene alla lavagna. Allora, l'onda Mondoflex intanto, via. L'onda. Guarda dov'è? Sì, anche tu Mori. Guarda dov'è? Ma dove si chiama? Comunque non è fuori gioco? No. Direttore, l'aveva detto, sento su Zaccagni all'inizio. Ma infatti, anche su Pavlovic, vede? Ma non è Zaccagni. Non è Zaccagni. Ma chi è che il gol ha fatto a Castellano? Castellano. Ma siamo sicuri che non sia fuori gioco? No.
facciamo, prendiamoci un attimo. Allora, vediamo che cosa è successo. Il Milan si fa sorprendere ancora una volta su questa fascia. C'è un lancio in profondità, mannaggia la palla. Lancio in profondità, arriva qui in ritardo, diciamo, Emerson Royal, c'è però credo Reinders, sì. Occhio ancora Isaacs che punta Paolo, lì ci lascia sul posto, entra in area, cross sul secondo palo, Zaccagni indietro, Castellano solo, il destro respinto da Tomori. E torniamo a ballare, contropiede Milan, Ciuquezze per Pulisic, in avanti ancora per Loftus che prova a accelerare, cade a terra, punizione e giallo per Zaccagni. Allora, quindi vi dicevo, arriva qui, prova Reinders, perché è anche poco veloce, devo dire, Emerson Royal, arrancava un po' dietro. Arriva Reinders per chiudere, la palla però viene messa qui in mezzo, dove c'è Castellanos che arriva e davanti al portiere Mignan incrocia e mette sotto la traversa. Sì, Emerson Royal ha arrancato anche a Parma. Adesso sì, però non so se è un problema di condizione il fatto che sia Emerson Royal. Adesso il Milan ha rischiato di beccare il 2-1 subito dopo, perché davanti a Mignan tiro quasi a colpo sicuro, respinta con il colpo di Tomori. Sia Emerson Royal che Tomori erano completamente sbilanciati, hanno dovuto fare la corsa indietro e ciao, il solito gol, poi viene... Ma perché il Milan era sbilanciato? Ma come perché Emerson Royal ha sbagliato il pressing? Cioè è sempre stato abbottonato, adesso è andato a pressare alto, esatto, e Tomori l'ha seguito. Allora, perché ero distratto dalla ricostruzione. Attenzione Napoli, intanto... Terzo palo! Che sfortuna, ragazzi! Che sfortuna, incredibile! Quindi ragazzi, il Milan perde palla a metà campo. Perché nasce questa azione? Perché Emerson Royal va a pressare troppo alto e lascia tutta la corsia libera. Quindi trova il corridoio, arrivano quelli della Lazio. Reinders prova a recuperare. Tomori fa uguale, esce. Tomori era alto anche lui. 1-1 al Milan in questo momento, ritorna, lo vedete in classifica, a due punti, tristemente. Era un po' di tempo che stavamo facendo giocare la Lazio. Sì. Ancora la Lazio che arriva. Comunque il classico gol che prende il Milan, sempre. Stessi gol. Attenzione a Castellanos, bandierina di destra, il cross dentro, Tomori con il piede, poi Fofana rilancia. Grande difficoltà adesso. Ora hanno paura. C'è un calo fisico anche. Attenzione ancora, riprova Zaccagni sulla sinistra, Tavares è un fulmine, lascia sul posto, entra in area Tavares dalla sinistra, il cross va su Radomovic, disintegrato di nuovo sulla porta di Royal. Ecco qua, se noi non ascoltiamo ciò che dice l'Apo De Carlo, quello può aver speso anche un milione in psicologo, ma se uno è una pippa, è una pippa. Basta, 15 milioni per sto qua. Parlate al diavolo, è regalo. Tutti i gol uguali, regalo Calulu. Due gol uguali. Non puoi prendere. Ma non è capace di giocare a pallone questo qua. Come mai non sei gol uguale abbiamo non preso. Non sono meravigliato. Ma smettila. Cioè, allora, per chi ci segue da casa, è il gol fotocopia di quello di 5 minuti fa. Sì. Di nuovo nella fascia destra del Milan, sinistra della Lazio, il nuovo Emerson Royal che viene superato, di nuovo entra in area di rigore un giocatore della Lazio, di nuovo mette la palla nell'area piccola, arriva dall'altra parte. Ma copia anche degli altri che abbiamo subito le prime due partite. Allora, l'onda Mondoflex, E qui anche Pavlovic. Anche Pavlovic. Allora, ve lo faccio vedere bene. Si preoccupa più di bloccarlo che non di difendere. Già prima avete visto che ha sfondato di qui la Lazio. Qui di nuovo stessa situazione. Palla qui, inserimento. Emerson Royal che corre ma è lento. Che è un grosso problema per un laterale, essere molto lento. Non riesce a recuperare, arriva qui sul fondo, va Mignan per chiudere, ma qui Pavlovic si perde un po'. Ancora Lazio sulla sinistra, siamo in bambola. Zaccagni vertice di sinistra e poi Fofana prova a rubare il pallone, riesce in qualche modo, Guendouzi ci mette il piede. Il vero problema, perché voi che ci vedete a casa, uno, Emerson Royal lentissimo, non riesce a tenere il passo del compagno. Due, qui Pavlovic, che abbiamo detto è il migliore del Milan, però si fa un po' beffare, perché chi è che ha segnato? Castellanos? Dia appoggia in gol, lui è dietro, probabilmente avrebbe dovuto leggere un po' prima, arrivare in anticipo. Comunque adesso non può non mettere Leao immediatamente. Puoi non mettere Leao immediatamente adesso, stiamo perdendo. Però siccome i calciatori sono un po' come tanti di noi, hanno il loro caratterino, Leao può anche dire adesso... Va bene, fa niente, ma devi tentare di fare qualcosa. Adesso sei in balia della Lazio adesso. Però entrano Leao, Abraham, Musà. Leao, Abraham, debutto di Abraham. Musà e Teo Hernandez, quindi Leao e Teo Hernandez fatti fuori sul 2-1, buttati in campo.
aiutami tu, anche se io ti ho pestato i piedi, dice. E tiene Fofana che è in evidente debito di ossigeno, però lo tiene perché è un minimo lì, un che minimo. Disastri. E nella titolarità perché... c'erano 3-4 giocatori che però non fa erano... giocare Adam è la vergogna, non ha mai fatto un allenamento. Attenzione, non aveva visto l'avversario, ma fuori gioco. Abraham non ha fatto un allenamento col Milan, uno. Prova a mettere uno che magari è una disperazione. Ma, signora, ma lei può la terza partita del Milan essere terza partita in emergenza totale? Sì. Ma dopo due mesi di campagna acquisti e tutto, dopo tre partite... Possiamo, mi dispiace, possiamo vedere la classifica? Sì. La classifica è il Milan a due punti. A un punto. Un punto. Sì, perché perde. Siamo in piena zona retrocessione. Ma finché hanno giocato ordinati, hanno fatto un difesa, sei gol subito. A sei punti dalla prima. A sei punti dalla prima. Andiamo, controllata indietro ancora per Leao. Dai, qua. Abraham in aria, si gira, Leao può tirare, Leao! Oh! Quello che è stato sinurato, quello che dovevamo vendere. Ma dagli un pallone, che quando uno è bravo a giocare a pallone. Altro che. Ma va, sì, va. Allora, non hai insultato da offeso, Esatto. Allora, parla di ad Abraham, Leao. Due assist di Abraham. Sì, non era facile il gol. E oltretutto l'azione parte da Teo Hernandez. Quindi Teo Hernandez e Leao entrano e fanno subito il gol. Ma che tiro che ha fatto? Non... Ecco fatto. Due giocate allora, di Abraham, una praticamente banda una bella apertura al volo. Qui in direzione di Teo Hernandez. Teo Hernandez vede Abraham mentre c'è Leao che arriva. Passaggio verso Abraham. Abraham vede Leao, praticamente fa una specie di velo e Leao entra in area da questa posizione. Tira e segna e il gol posso 2-2. Dire una coppia di Leao. Mondo mondo flex. Ha fatto un'uscita su protesta Neres, molto il pallone giallo, ma era già stato ammonito. Cosa c'è? Beh, così è facile per il Napoli. Ma la prima ammonizione perché cos'era? Perché allora vediamo se è giusta. Così è facile. Beh, però posso dire vedendolo. Oh, gli hai dato gol in ginocchio, gliel'ha messo praticamente così, ma addosso così. Castigliano se scemenia con il petto. Rischio ogni volta che vengono allora, su. Allora, secondo me non era da rosso. Secondo me, vedendolo... No, non era da rosso. Perché, allora, vi spiego. Il portiere del Parma esce in maniera un po' acrobatica fuori area, colpisce il pallone, poi sullo slancio finisce sul giocatore che gli arriva incontro. C'è Pecchia che ride. Lo ammonisce, la seconda ammonizione, per quello che lo butta fuori. No, aveva già una. Non è rosso. Sì, no, è doppia ammonizione. Allora sì, in questo caso si può dire. Perché lui aveva preso una munizione per un ritardo. Se sia fallo o meno. L'impatto è stato forte, sì, si può dare perché è stato, come si dice, meno giallo. Calcio di punizione intanto per la Lazio, 2-2. Qui la partita ritorna a essere combattutissima e molto in bilico. Vi ricordo in questo momento Milan ha due punti in classifica dopo essere stato nel baratro di un punto solo. Avete visto che c'è un po' di fiducia, insomma. No, comunque perché... Abraham è la dimostrazione che è meglio non allenarsi. Sì. No, gli schemi non servono a niente. Lancio lungo di Guendouzi per Isaacsen. Attenzione, Teo prova a dargli fastidio. Palla che poi finisce fuori, rimessa a fondo. Michael Cuomo dice che durante il cooling break Leao e Teo sono nati dal lato opposto della panchina. Federica ha confermato e dice a recuperare le bottigliette dall'altra parte. Rimasti lì, Abraham si è avvicinato a chiamarli, ma loro hanno fatto finta di niente. Quando li inquadrati. Come voi sapete, quando c'è questa sosta, tutti i giocatori vanno intorno all'allenatore che dà le sue disposizioni. Loro sono andate da un'altra rottura, parte e si sono Gli avevo detto che comunque fosse andata era un disastro. Certo, è un chiaro segno. Questo fatto di una gravità inaudita. Una gravità inaudita, cioè un ammutinamento in campo. Quindi i due evidentemente la hanno situazione fatto gravissima. Squadra, la situazione è gravissima. Per loro staccati. Cioè rifiutarsi di andare a sentire i consigli dell'allenatore. Dopo aver dimostrato, facendo perché l'azione è partita da Teo Hernandez, il gol di Leao, dopo aver dimostrato che appena sono entrati in campo due minuti ha fatto il gol. Loro ti dicono per farla fine, attenzione Rovella, Isaacsen, tre quarti centrali.
prova a dargli fastidio Fofana, va Isaacsen che ha cambiato la partita, lato corto dell'area, il cross intercettato da Teo Hernandez, recupera poi palla Fofana, può ripartire il Milan, minuto 77, 2-2, porta palla e poi in verticale per Ebram che allarga molto bene, tira Leao, Pulisic, Capitan America, tre quarti, dall'altra parte c'è Ebram, non lo vede tutto solo, palla per Leao, tre quarti centrale Loftus, adesso si va da Fofana, Ebram vertice di sinistra, dovrebbe essere lui in area, prova a saltare l'uomo, perde palla, riparte Marusic. Sembra quasi che la Lazio impaurita, intimidita dall'ingresso di Teo, di Leao, giochi un po' sotto ritmo, come detto, che se metteva Leao stavano più dietro. Attenti però la Lazio, occhio Tavares sulla sinistra, lato corto dell'area, come sui gol, palla dietro a rimorco, Terracciano scivola, la prende anche con il braccio, l'arbitro dice di no, e poi Terracciano che già scivolatamente per con un rigore l'anno scorso, scivola, colpisce di mano ma in maniera decisamente tunnel di tacco di Pulisic che però la perde, Rovella in avanti, la palla per Castellano che non è fuori gioco, siamo scoperti, Castellanos dentro, il tiro parata di Tomori che era stato superato. Allora, c'era un possibile fuori gioco sull'azione della Lazio, tutto buono. Allora la Lazio è andata vicina, Lazio vicinissima al 3-2, di nuovo disattenzione, di nuovo un po' Pavlovic in ritardo, come si ci mette una pezza e di nuovo nella zona di Emerson Royale, che però adesso non c'è, è uscito, ecco. Però diciamo nella zona di destra, dove adesso chi opera nel Milan? Terracciano. Comunque, ecco, Terracciano in ritardo, arrivano qui, palla messa in mezzo e poi sulla deviazione in qualche modo Begnana respinge, Pavlovic era in ritardo, la palla resta qui, poi Pavlovic la allontana. Roba da incubi, attenzione intanto, poteva anche dare un rigore. Non lo puoi dare, ma non lo puoi dare un rigore. Cosa dice la regola adesso? Ma che dici? Non è questione di volontarietà, eh. No, ma non puoi, se la posizione del braccio è congrua rispetto all'azione, il fallo di mano è scivolata, era evidente. Non puoi dare un rigore così. Non puoi dare un rigore così. Poteva mettere il braccio. No, esatto, quindi siamo tutti d'accordo nel dire che c'è un fallo di mano evidente, ma che non era punibile. E comunque l'arbitro subito, appena l'ha visto, Mai. L'arbitro che mi pare stia dirigendo molto bene la partita. Lei cerchi di fare gol che non ce l'ha anche più. Ma quasi se giochiamo anche tre giorni. Vabbè, attenzione, intanto attacca la Lazio. È entrato Dele Bashiru al posto di Ari. Messa laterale per Tavares sulla sinistra, Hernandez che non ha lo spunto per andare. Va per vie centrali in orizzontale l'appoggio dove c'è Fofana. Ancora sul centro-destra Terracciano, sull'audi destra c'è Terracciano, c'è Loftus, sono saltati un po' anche gli schemi, cerchio di metà campo, ancora Tomori, però non riusciamo ad andare, mentre sempre dolorante si dispera Rafa Leao davanti all'area, indietro ancora, 1 minuto e 20 da giocare, cerchio di metà campo, Fofana in verticale per Pulisic, indietro l'ultimo uomo è Terracciano nella nostra metà campo, non stiamo andando più, proviamo un lancio, proviamo qualcosa, Musà, l'imbucata, Fofana molto bene per Pulisic che ha spazio, vai. 4 contro 4, Pulisic limite dell'area, dentro l'imbucata per Ebram, si gira e poi in angolo provvederla. Perché c'è una buona azione offensiva del Milan, la palla viene girata poi in direzione di Ebram che è in posizione regolare, Ebram da questa posizione prova il diagonale respinto con le mani protese, la prova dell'incalcio d'angolo per cui Pavlovic potrebbe fare il miracolo, non anche male Ebram. Quella deviazione anche di Ebram, Ebram. Ebram movimento di molto Ebram. Bravo. C'è angolo a destra, parte Pulisic dentro, allontana Provedel e poi Musà, la botta deviata dal nostro. Il titolo potrebbe essere Leao salva Fonseca, ma poi lo esonera in qualche modo perché si rifiuta anche solo di parlargli. È una partita che in qualche modo rappresenta tutte le contraddizioni del Milan, no? Sì, sì. I soliti gol presi male, Leao che litiga con Fonseca e con Teo Hernandez, poi Leao che però fa gol e in qualche modo salvando Fonseca lo smentisce anche perché Fonseca l'aveva fatto fuori. Chissà che clima, direttore. Terracciano e Emerson Royal non possono presentarsi a Milanello. No. Non sono giocatori che possono pensare di giocare. Sì, mi rendo conto. E li hanno pagati conto. 15 milioni uno. E l'altro 4. Ragazzi, però 4. Terracciano 4 milioni. Ragazzi, però adesso c'è un problema ancora più grave, ragazzi, ci sono due giocatori che sono poi i due più forti che non parlano con l'allenatore. Quello è il problema. Sta roba quello qui. Io non l'ho vista neanche quando giocavo a calcio nei pulcini. Allora la società cosa fa? Adesso la società deve fare una scelta. Cioè questa cosa è molto No, ma non c'è bisogno. No, ascolta, ritorno a quello che ho detto prima. Ma c'è una mercato. Questo allenatore deve andare via.
ha rotto quello spogliatoio, non lo seguono più, è inutile che stiamo qui a togliere. I giocatori, no, i due giocatori società, che lui ha silurato, hanno pareggiato la partita. Deve tentare di salvare il salvabile, cioè deve intervenire e difendere l'allenatore. Vi ricordate quando c'era stato anni fa la diatriba Van Basten Sacchi? Chi è che è andato via? È andato via Van Basten. Berlusconi mandò via Sacchi. Allora, vediamo la partita, però poi, ecco, io ripeto, a me era sfuggita questa cosa, però vedo che Cuomo l'ha segnalata e mi pare che... Sì, sì, la Federica ma... anche la conferma. L'hanno fatto vedere anche la Federica. Sì, sì, erano uno accanto all'altro, lontano dagli altri. Mentre gli altri, loro erano lontano. No, anche per dimostrare noi. Con noi hai recuperato la partita. E no, spieghiamo anche... Passano dalla parte chiama linea. Rapporto la squadra Fonseca, la squadra si avvicina, Teo Hernandez e Leao sono lontani, chi è che va a dire venite, loro fanno tutto da l'ultimo arrivato deve chiamare i due che sono qui da anni, e si sono rifiutati di andare a parlare. Loro potrebbero anche dire parlato un minuto prima con l'allenatore così, ma volendo trovare la scusa diplomatica ci sarebbe anche, però mi permetto di dire una cosa con tutti i limiti. Un atteggiamento di questo genere a parte di due giocatori inaccettabile. Fonseca li ha messi in condizioni, ma loro non possono permettersi. Siamo assolutamente d'accordo, ma così si può poi facendolo vedere a tutti proprio, cioè, lo fanno in maniera molto evidente. Ma poi con che faccia, cioè, facevano gli offesi? Sì. Sì, stavano lontani offesi. Vabbè, allora vediamo questo secondo tempo, poi qui si apre come c'è un enorme problema prima. Scusi signor direttore, ma 90 più 11 quanto fa? 101. Ah, ok. Perché? No, per capire quanto manca Napoli. Ma lei non sa fare 90 più 11, manca un minuto. Sono andato in crisi, sono andato poi in crisi. L'emozione del 2-1, sì. Volevo vedere se la vittoria Parma racconta cosa succede. Ma stai zitto, è meglio, stai in silenzio che è meglio. Cosa vuoi dire? Che intanto attenzione, c'è Lukaku a terra, si tiene un ginocchio, non so se si è fatto male da solo. Ah no, no, è stata una botta. Allora, il secondo tempo, eccolo qua, via. Per la Lazio, molto meglio del Milan, vedete, il Milan con Terracciano calcia alto in area da ottima posizione, in realtà non ha calciato alto, l'hanno deviato. No, tante colpe, con questo no. Al 69esimo il gol, cross da sinistra di Tabarez per il tocco vincente di Castagnano, 64esimo Tomori si immola sul tiro botta sicura di Castagnano, 66esimo gol, ancora azione quasi identica, questa volta è via a insaccare sul cross di Tabarez. Quindi in 4 minuti il Milan prende 2 gol. Rischia di prendere anche il terzo, sempre dalla stessa zona. Sì. Poi c'è solo all'80esimo un tocco ravvicinato di Zaccagni, Maignan si supera, il Milan segna con un'azione Teo Leao Abram con il portoghese che batte Provedel e al 95esimo Provedel salva su Abram. Andiamo a vedere i promossi e i bocciati nel Milan di questa sera, promossi Leao, Abram e Pulisic, bocciati Royal, Chukwueze e Loftus Cheek. Più di Terracciano? Beh, oddio. E poi vediamo anche Terracciano. Ma Terracciano, poverino, è solo non è capace di combinare ai raggi X. Andiamo a vedere. Andiamo adesso sullo scout della partita. Eccola qui, 2-2 i gol attesi, 1,98 per la Lazio, 1,19 per il Milan, cioè la Lazio ha operato in maniera più proficua. 53% per il possesso palla in favore del Milan, tiri in porta 4-0 per la Lazio, tiri fuori 3-0 per il Milan, tiri respinti 2-1 per il Milan, quindi conclusioni sono 8 conclusioni a 5 in favore del Milan, quelle pericolose sono 5 per parte. I corner 7-5 per il Milan, i falli 9 della Lazio, solo 5 del Milan, anche questo non è bene, no? Una squadra deve essere un pochino più tignosa, più fallosa, 2 ammoniti nel Milan e 4 ammoniti nella Lazio. Andiamo a vedere adesso anche le prossime partite del Milan. Qui si apre comunque un tema, ecco la fase d'attacco, un tema in qualche modo sportivamente drammatico, no? C'è una spaccatura ormai, come si dice, quelli che vogliono, plasticamente resa dall'immagine di due giocatori più importanti del Milan che non si vogliono avvicinare all'allenatore nello stop per il cooling break. Questa è la fase d'attacco, l'avete vista prima, vedete che Milan nel secondo tempo poco, oggettivamente, la Lazio ha attaccato molto di più, diciamo che la Lazio non ha rubato nulla, forse è stata anche un pochino più pericolosa del Milan, però alla fine il pareggio mi pare è giusto. Andiamo a vedere, eccolo qui la GX, bravissimi, Chukwueze e Leao, ecco, Leao in 25 minuti ha fatto un tiro in porta e un gol, 12 palloni toccati, 3 persi, Chukwueze in 70 minuti un tiro fuori e nulla più, 25 tocchi, 10 palloni persi, non un dribbling riuscito. Qui dobbiamo anche, credo, uscire da un equivoco. Ci siamo chiesti a lungo se Chukwueze fosse un fenomeno o no l'anno scorso, no? Perché giocava poco, perché c'era Pulisic. Oggi possiamo dire, impiegato, visto più volte, che non è un fenomeno. No, ma neanche un giocatore che può giocare nel Milan. Non può giocare, ma è deleterio, scusi. È un anno. Oggi è stato deleterio.
Ma ce ne sono tanti di calciatori qua. Io credo che questa sera ancora una volta si sia dimostrato che il Milan non può giocare solo con due centrocampisti, non è sostenibile perché manca non ce l'abbiamo tanto, manca non l'hanno il giocatore che dà equilibrio. Scusi, lei fa un ragionamento tattico, ci mancherebbe. Sì. Io penso che il tema però sia un po' oltre, cioè sì, certo, può andare avanti certo, con questa situazione tra allenatore e due giocatori. Quello no, però secondo me nasce da questa cosa, che questa, perché il Milan prende il gol, perché tanti giocatori vanno in difficoltà. Cioè, d'altronde, quando si ha in squadra giocatori come Leao e come Teo, non si possono, cioè, come dire, stravolgere. Sono giocatori, si sa, sono bravi a giocare, sono propositivi, non sono capaci di difendere. Lo possono fare una volta, andiamo due, a vedere tre. Andiamo a vedere Boncafore Abraham.